Le vitamine B sono un gruppo di vitamine idrosolubili e sono così classificate. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, BC o folati e B12. Le vitamine B sono fondamentali perché coinvolte in molti processi metabolici che permettono l'uso di carboidrati, lipidi e proteine. Le vitamine di gruppo B sono fondamentali per il normale funzionamento del sistema nervoso, il metabolismo glicidico, lipidico e delle proteine. Quasi tutte le vitamine B, ad eccezione della B2 e B6, sono fotosensibili, il che vuol dire che la cottura degli alimenti comporta la riduzione del contenuto vitaminico totale a seconda però delle caratteristiche fisiche chimiche della vitamina e dell'intensità dell'esposizione al calore. B1, la tiamina, influenza la trasmissione dell'impulso nervoso e il metabolismo dei glucidi. Si trova soprattutto nei cereali integrali, nelle germe di grano, nei legumi, nel fegato, nei molluschi e nei funghi. B2, la riboflavina, contribuisce al mantenimento delle mucose, si trova generalmente nei cibi di origine animale, come latte, uova, pesce e fegato e nei cereali integrali. B3, l'acido nicotinico, si trova principalmente in alimenti di origine animale come fegato, pollo, carne, tonno, latte, ma anche nei legumi. Interviene nel metabolismo di lipidi, glucidi e protidi. B5, l'acido pantotenico è contenuta nella carne, nelle uova, nei vegetali e nelle noci. Si trova nei tessuti come coenzima, contribuisce nel metabolismo dei lipidi, protidi e glucidi, ma anche nella sintesi del colesterolo e degli steroidei. B6, la piridossina, si trova in cereali integrali, fegato, spinaci, piselli e banane. Contribuiscono al metabolismo degli amminoacidi. B8, la biotina, si trova nel tuorlo d'uovo, nei vegetali verdi e nella carne ed è sintetizzata anche dalla flora batterica intestinale. Contribuisce al metabolismo dei grassi, amminoacidi e glucidi. BC, l'acido folico, la sua proprietà è antianemica. Si trova in alimenti quali legumi, tuorlo d'uovo, nel fegato, nei reni, nei vegetali verdi e nel germe di grano. Sono un elemento essenziale anche per la riproduzione di globuli bianchi e rossi. B12, la cianocobalamina, ha proprietà antianemiche e viene immagazzinata nel fegato. Nella sua forma attiva si trova solo in alimenti di origine animale. È un coenzima utile per la riproduzione di globuli rossi e per il funzionamento del sistema nervoso. Il dosaggio diretto della vitamina B12, il cui valore deve essere compreso tra i 200 e i 900 picogrammi su millilitro, rimane importante quindi verificarne lo stato tramite prescrizione di appositi esami del sangue da parte del proprio medico curante. Una curiosità, la vitamina B12 non subisce modifiche in condizioni di calore. Per apportare correttamente la vitamina B al proprio organismo è importante adeguare tali valori alle necessità individuali o al proprio stile di vita o alla presenza di patologie in essere. È essenziale quindi valutarne le razioni adeguate con un medico specialista. Latte, uova, soia, pesce, noci e cereali rappresentano una importante fonte di micronutrienti fondamentali per le vitamine del gruppo B. I sintomi da carenza del gruppo di vitamine B possono essere debolezza e fatica, problemi di deambulazione, pallore, difficoltà cognitive, difficoltà visive. Stai cercando un dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it. Oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Sei un dottore? Partecipa, iscriviti! Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.